Ciao a tutti, oggi vorrei raccontarvi di un sogno un po' particolare di Don Bosco. È un sogno che non viene raccontato tanto, ma che, come ogni sogno di Don Bosco, ci può dire qualcosa della nostra vita. Siamo nel 1862, è la vigilia dell'Assunta, e Don Bosco sogna di tornare ai Becchi, nella casa di suo fratello, con tutti i suoi giovani. Ad un certo punto vede la solita guida che lo accompagna in tutti i suoi sogni, che gli dice di uscire in cortile. Esce e nell'uscita vede un serpente gigante, brutto, enorme, una bestiaccia insomma. E lui inorridisce, vuole scappare, ma la guida gli dice: si fermi Don Bosco, non se ne vada. E Don Bosco dice: ma cosa facciamo insomma? E la guida nel frattempo è andata a prendere una corda e diede un capo a Don Bosco, un capo lo tenne lei. E Don Bosco fa: e poi cosa facciamo con questa corda? Beh, la guida dice: glielo tiriamo sulla schiena. Ma sia mai, per carità, il serpente potrebbe guardarci, dice Don Bosco. Ma la guida insistette, e allora Don Bosco si fermò e fece questa cosa qua. E al via della guida buttarono la corda come una frusta, no? Sulla schiena del serpente, che si incastrò all'interno della corda con la testa. Allora la guida iniziò a tirare e a gridare a Don Bosco: tenga stretta la corda, che io aggancio questo capo e poi vengo a cacciare il suo. E il serpente continuava a dimenarsi a destra e a sinistra fino a che non è morto. E una volta morto il serpente, la guida prese la corda e la depose in una cassetta. Qualche istante dopo, riaprì questa cassetta e vide che, insieme a Don Bosco, che la corda si era sistemata a formare le parole Ave Maria. Allora, cosa ci dice un po' questo sogno? Beh, questo sogno ci parla della devozione al rosario di Don Bosco. Questa Ave Maria, che è questa corda continua, ok? Queste 50 Ave Marie messe insieme diventano una corda, una rete di preghiera che ci portano verso il cielo. E il serpente chi è? La guida lo spiega un po' così: il serpente è il demonio. Tutto ciò che ci fa strisciare, che ci fa diventare un po', guardare a testa bassa quello che viviamo e non a testa alta come invece dovremmo. Ecco, vorrei tornare un attimo indietro nel tempo con voi per farvi capire qual era la devozione di Don Bosco al rosario. Allora, siamo nel 1848. E il marchese d'Azeglio andò a visitare l'oratorio e nel chiacchierare con Don Bosco disse: ma lasci stare questa anticaglia di 50 Ave Marie tutte infilzate dietro una dietro l'altra, che non servono a granché. Don Bosco disse: ma no, per me è una cosa importante, io ci tengo molto a questa devozione, anzi le dirò di più, lascerei qualsiasi cosa per comunque poter continuare questa devozione. E se posso azzardare, lascerei anche in disparte la sua amicizia, che per me è così preziosa, ma non mai lascerei in disparte la recita del rosario. Pensate che importanza dava Don Bosco a questa pratica, a questa preghiera, che è vero che è un po' strana, non ve lo nascondo che anche per me è difficile a volte dire rosario. Perché nella corsa di tutti i giorni a volte non è facile, no? Dire un'Ave Maria dietro l'altra, e a volte ci perdiamo anche con i pensieri. Ma ecco, vorrei lasciarvi con due impegni che ci aiutano un po' a riflettere. La prima cosa è la costanza di questa preghiera. Ecco, ogni sera vi consiglio di, quando siete a letto, no? Di dire queste tre Ave Marie che Don Bosco chiedeva sempre ai suoi ragazzi e di esserne fedeli, raccontare a Maria la giornata e affidarle tutto quello che portiamo nel cuore. Lei, che è la nostra mamma del cielo, di certo ci ascolterà. E quindi vi chiedo la perseveranza in questa pratica, in questa preghiera. E la seconda cosa, per creare veramente una rete di preghiera, ecco, come nella corda del sogno, potremmo chiedere ai nostri amici di trovare un giorno in questa settimana in cui dire insieme il rosario, una decina a testa,
in cui affidiamo quello che più portiamo nel cuore, la nostra vita, i nostri amici, la nostra famiglia. Tutto, insomma, possiamo mettere nelle mani di Maria e lei di certo lo porterà a Dio. Ecco, Ave Maria sull'Ave Maria, passo dopo passo vedrete che nella perseveranza il vostro cuore si riempirà di gioia. E allora, ecco, questo vi auguro buonanotte e arrivederci.